Ciao belle, sono di nuovo io, carina. Allora, innanzitutto scusatemi, ma sono stata attaccata dalle mie fans. Da quando ho fatto il mio primo video, io non posso più uscire da casa. Cioè, è una cosa ridicola. Gente che mi segue per la strada, ragazze che mi aspettano sotto casa. Guardate cosa mi è successo, talmente erano calorose che veramente mi sono saltata addosso. Guardate, ora ho la bella cavigliera che comunque fa sempre chic, fa sempre un po' Amy Winehouse. No, mi sono lasciata anche il braccialetto dell'ospedale perché fa sempre un po' rehab. Ma poi queste ragazze, veramente, ma cavolo, lo so che sono una dea, ma cercate di contenervi pure voi. Immaginate che una ragazza non si è neanche riuscita a contenere, non si è neanche riuscita a contenere di aver visto moi da lontano, che si è messa a correre, ragazze, cioè mi è saltata addosso, mi voleva abbracciare, baciare e poi, cavolo, mi ha dato una testata, ma è stato un incidente, io lo so, però insomma non si può fare così, eh. Che poi io lo capisco, cioè, vedermi per strada, stai scherzando? Una visione, una dea. Cioè, mi sarei svenuta anch'io. Andate a vedere queste ragazze, tutte che urlavano, carina, vieni qua, carina! Io. Continuavano a gridare, carina, vieni qua che ti facciamo festa, vieni qua. Comunque, questo era solamente un breve video, solamente per avvertire i miei fans e dirgli di stare calmi. Che poi ero appena tornata da Malta, perché io vado lì ogni anno per rinfrescare il mio inglese. Comunque ragazze, io lo so che sono una divinità per voi, però dovete cercare un attimino di calmarvi perché io sono una persona come tutte le altre. Lo so che sembra strano, che è incredibile, però voi dovete capirla questa cosa. Ragazze, comincerò a fare degli eventi in discoteca oppure, non so, all'alimentare, all'angolo, per incontrare appunto le mie fans. Quindi, beh, devo andare, ciao, un video veloce, solamente per darvi un update su quello appunto che era successo. E mando un bacio a tutte le mie fans around the world. Continuate a seguire, carina.